Concedetemi giusto un paio di minuti per poter chiarire un attimo in merito alla valutazione e in merito al post con la metafora della montagna che ha generato un ampio dibattito. Ora, nel momento in cui pubblico contenuti di questo genere, quindi muovendomi su un terreno scivoloso com'è quello della valutazione, io già so che questo genera un ampio dibattito e quindi che andrò incontro ad approvazioni ma anche a critiche. E questo va benissimo, nel senso che fa parte del confronto. Però sto ricevendo tantissime domande in direct alle quali mi è impossibile rispondere singolarmente. Quindi vorrei mettere alcuni puntini, chiarire un po' alcuni aspetti e lo faccio attraverso queste storie. Una domanda molto gettonata sia su Instagram che su Facebook è: non pensi sia svilente messo così il livello in via di prima acquisizione? Onestamente no, e ve lo dice una che ama la montagna, che inforca la sua mountain bike e la va a scalare. Nel momento in cui mi trovo alla base di una montagna, il mio impulso non è quello di buttare la bici, appenderla al chiodo e dire vabbè, rinuncio perché vedo che è faticoso, che c'è la salita. Non accade questo, ma al contrario sento un irresistibile richiamo a mettermi in gioco, a partire per l'avventura, a pedalare, a dare il massimo di me stessa. Raggiungerò la cima? Probabilmente no. Mi dovrò fermare a prendere fiato, dovrò sostare all'ombra, forse dovrò anche rinunciare. Dicevo, rinunciare all'impresa, ma non sarà un fallimento, perché poi so che tornerò e che riproverò ancora e che ogni volta quando mi fermerò guardandomi indietro dirò: caspita, però guarda dove sono arrivata. Se avessi rinunciato non sarei qui, non avrei visto quel bellissimo albero, quei fiori super delicati, non avrei visto la marmotta che scorrazzava tra i prati. Insomma, sono qui. Ma ne è valsa la pena. E poi provo, riprovo e provo ancora finché quella cima non si avvicina o non la raggiungo del tutto. E allora la fatica acquista un senso ed è bellissimo perché se ce l'avessi fatta al primo tentativo non avrei la stessa soddisfazione. Inoltre, va detto che questa scalata verso la cima della montagna non è individuale, non compete al singolo bambino, ma deve essere affrontata dalla classe come gruppo e con la guida e l'accompagnamento del maestro o della maestra. Quindi tutti partiamo insieme e nessuno arriva alla cima facendo sgambetti o prevaricando sugli altri, ma anzi ci si aiuta, si condivide il cammino, si dà la mano e forse si trascina un po' coloro che sono più in difficoltà. Poi certo ci sarà chi prende un percorso direttissimo che porta in fretta alla vetta e ci sarà chi invece preferisce prendere il percorso più dolce, più lungo certo, ma più abbordabile e non per questo meno piacevole. Inoltre, si darà ad ognuno diversi strumenti. Ci sarà chi ha bisogno solo delle proprie gambe, chi avrà bisogno della corda o delle racchette, chi avrà bisogno della mano della maestra o dei compagni che un po' lo trascina, chi forse farà dei pezzi in sella ad un asinello o ad un cavallo. Questa è la personalizzazione, il fatto di dire la cima è là per tutti, ma abbiamo la possibilità di fare percorsi diversi con strumenti diversi per rispondere alle esigenze di ciascuno. Altra domanda molto gettonata. Perché vuoi sostituire i fiorellini? Ora, questa metafora che spopola sul web la trovo anche molto azzeccata, cioè a me piace molto e non è il mio intento sostituirla o dire no, non va bene, utilizzate la montagna, ci mancherebbe. Però perché io non la utilizzo? Perché nel momento in cui un fiore sboccia, io mi chiedo, è merito del fiore o delle condizioni che questo trova per poter sbocciare? Cioè, è merito suo se fiorisce? Oppure dipende dal terreno, dalla cura di chi lo coltiva, dalla
dall'acqua che riceve, dalle sostanze nutritive. Per me l'apprendimento deve essere merito, deve essere del discente, deve dipendere soprattutto da lui e non tanto dalle condizioni che lo circondano. Quindi io non voglio convincere nessuno ad applicare la montagna, ma vi posso assicurare che non risulta così demoralizzante come può sembrare. Ma anzi, dall'idea di cammino, di lungo percorso, di elevazione, e suggerisce che tutti per apprendere dobbiamo fare fatica, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo accettare sfide. Ma se lo facciamo insieme, in buona compagnia e con i giusti strumenti, indipendentemente dall'altitudine che raggiungiamo, mettersi in cammino ne varrà sempre la pena, perché ogni volta saremo arricchiti e potremo godere delle meraviglie che la natura ci offre.